Il lupo non sarà più classificato come specie strettamente protetta. Il Comitato Permanente della Convenzione di Berna ha approvato il 3 dicembre scorso la proposta di modifica presentata dall'Unione Europea, che entrerà in vigore tra 3 mesi. Per la Presidente della Commissione Europea si tratta di una notizia importante per le comunità rurali e per gli agricoltori. Ad appoggiare la modifica, oltre ai 27 paesi dell'Unione Europea, anche il Liechtenstein, l'Andorra, Svizzera, Norvegia, Macedonia, Serbia, Armenia, Islanda e Ucraina. 5 i paesi contrari: Regno Unito, Monaco, Montenegro, Bosnia e Erzegovina, Albania. Astenuti Tunisia e Turchia. L'emendamento non entrerà in vigore qualora almeno un terzo delle parti della Convenzione di Berna dovesse opporsi. La Commissione europea ha invitato le comunità locali e gli scienziati a presentare dati aggiornati sulle popolazioni di lupi e sui loro impatti. Da quell'indagine dello scorso anno è emerso non solo che i lupi in Europa sono notevolmente aumentati negli ultimi 2 decenni, più di 20.000 esemplari, ma che occupano territori sempre più vasti, comportando crescenti conflitti con le attività umane, in particolare per quanto riguarda i danni al bestiame, con forti pressioni su aree e regioni specifiche. Una volta entrata in vigore la modifica del trattato internazionale il 7 marzo del 2025, la Commissione europea potrà proporre una modifica legislativa per adattare la direttiva Habitat, che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In questo modo i lupi usciranno dalla cerchia ristretta dei grandi carnivori, su cui vige il divieto di uccisione deliberata e di cattura, oltre che di deterioramento e distruzione dei loro siti di riproduzione e di riposo in tutti i territori dell'Unione Europea. In sostanza, con il declassamento dello status del lupo a specie protetta, agli Stati membri saranno concesse maggiori flessibilità per affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno necessità. Più spazio per catture e abbattimenti, comunque già consentite dalla stessa direttiva Habitat. Gli investimenti in adeguate misure di prevenzione dei danni rimangono essenziali per ridurre la predazione del bestiame, ha precisato la Commissione europea in una nota, assicurando che continuerà ad aiutare gli Stati membri e le parti interessate nella progettazione e l'attuazione di tali misure attraverso finanziamenti e altre forme di sostegno.